Buonasera, sono Giuseppina Nunzia Cimino, meglio conosciuta come Nunzia Cimino, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari. In questa pillola vi parlerò del super bonus del 110%, una detrazione molto importante di cui i vari clienti, i contribuenti chiedono informazioni. Facciamo un'analisi dei riferimenti normativi e legislativi. Il super bonus del 110% è stato inserito nel decreto rilancio del 19 maggio 2020 numero 34, nel quale sono state previste varie misure a sostegno delle famiglie e delle imprese in relazione alla emergenza epidemiologica da Covid-19. Successivamente al decreto legge che appunto è stato siglato, nato insomma in caso di necessità ed urgenza, è stato poi convertito in legge del 17 luglio 2020 numero 77. Che cosa prevede il super bonus del 110%? Innanzitutto il potenziamento di detrazioni già esistenti, l'eco bonus e sisma bonus, che solitamente di detrazioni già esistenti appunto che riguardavano detrazioni pari al 50 o al 65, in questo caso sono state potenziate al 110. Nel dettaglio si parla di eco bonus e di sisma bonus, ovvero sia di tutti quegli interventi che riguardano la riqualificazione energetica degli edifici e l'abbattimento delle misure sismiche. Chi può aderire, chi può usufruire di questa agevolazione? Tutti coloro i quali sono proprietari o multiproprietari dell'immobile, ma anche i detentori di diritti reali di godimento, uso, abitazione, usufrutto, comodatari e locatari, nonché anche coloro i quali hanno siglato un compromesso con il venditore, un compromesso regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio andiamo ad analizzare quindi in cosa consiste. Si tratta di due tipologie di interventi, gli interventi trainanti e gli interventi trainati. I secondi, se fatti congiuntamente ai primi, danno la possibilità di abbattere, quindi di usufruire del 110%. In sintesi, che poi ci saranno tutte le circolari esplicative, comunque si tratta di interventi, come ho detto prima, che riguardano l'efficientamento energetico degli edifici, ovvero sia il cosiddetto cappotto, che può realizzarsi in unità abitative unifamiliari oppure in condomini, purché tale isolamento termico avvenga sulle superfici opache, verticali, orizzontali, inclinate, con un'incidenza superiore al 25% della superficie della dispersione lorda. Tali interventi devono, in quale misura si può usufruire di questa detrazione? Solitamente le detrazioni fiscali riguardanti le ristrutturazioni edilizie o comunque l'efficientamento energetico venivano spalmati in un arco temporale di 10 anni, in questo caso il sistema bonus del 110 dà la possibilità di ridurre il tempo e quindi in 5 anni in quote annuali, purché ovviamente vi sia la capienza dell'imposta lorda. Si possono realizzare questi interventi in un massimo di unità immobiliari, ad esclusione di quelle categorie, di quegli immobili con le categorie catastali A1, A8 e A9. Ma come viene effettivamente attestata l'efficientamento energetico? Attraverso il rilascio di un'attestazione di prestazione energetica ante e post intervento. Viene rilasciata da un tecnico ovviamente abilitato tramite la cosiddetta asseverazione e tramite la congruità delle spese. Infatti bisogna molto stare
attenti su questo piccolo passaggio, cioè piccolo importante passaggio, perché l'Agenzia delle Entrate controllerà effettivamente se le spese sono congruenti rispetto all'intervento che verrà fatto. La misura delle agevolazioni, il quantum quindi delle agevolazioni viene stabilito dalle varie circolari, quindi ad esempio a titolo esplicativo e non conclusivo, non esaustivo più che altro, ad esempio sull'unità familiare, se il cosiddetto cappotto viene realizzato su unità familiare si parla di 50.000 euro e così a scendere rispetto ad condomini dove hanno unità immobiliare da 4 a 8 l'importo sarà sui 40 e così via. Tra le varie FAQ inviate all'Agenzia delle Entrate si chiede se è possibile usufruirle dell'agevolazione fiscale, di questa importante agevolazione fiscale nel caso in cui vi sia una demolizione e ricostruzione. Effettivamente è così. Per quanto riguarda invece noi professionisti, dobbiamo rilasciare il visto di conformità per l'invio delle dichiarazioni. Importante novità del super bonus è la possibilità sia di usufruire, come ho detto prima, in maniera diretta delle agevolazioni nei 5 anni, sia lo sconto in fattura o addirittura la cessione del credito ad istituti di credito, alle poste o altri comunque soggetti terzi che acquisiscono il nostro credito e a sua volta lo possono come dire cedere oppure compensare in F24. È importante comunque qualsiasi tipologia si scelga di detrazione, è importante quindi in prima persona oppure cedere, è importante comunque conservare tutte le copie delle fatture, i bonifici, l'invio alla attestazione Enea in maniera telematica e così via. Per quanto riguarda tali interventi di cui ho detto prima, trainanti e trainati, devono essere comunque realizzati in un arco temporale che va dal 1 luglio 2020 al 31/12/2021. Concludendo questo intervento, che non è esaustivo ovviamente perché la materia è nuova e l'agevolazione fiscale è molto interessante, consiglio di consultare per quanto riguarda i contribuenti la guida esplicativa dell'Agenzia delle Entrate che è uscita il 1 luglio 2020, nella quale ci fornisce la risposta a tante FAQ che il contribuente ma anche il professionista come dire ha richiesto per chiarimenti, e invece per noi professionisti diciamo consulenti la checklist che è stata pubblicata sul sito da parte della Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti. Arrivederci, grazie per l'attenzione.